Buongiorno, sono Antonio Piccini di TIM, siamo qui al Droicom Italy di Torino. TIM ha partecipato all'evento Droicom con uno speech accompagnato appunto dalla presenza dell'assessore Paola Pisano e di Cisco. Il nostro intervento è per sottolineare l'importanza che ha per noi Torino, che è luogo e città pilot per quello che è la tecnologia 5G, quindi una città sempre all'avanguardia nell'innovazione, e per quello che è la platea del Droicom, per tutto quello che riguarda il mondo degli sviluppatori, abbiamo voluto evidenziare come TIM possa essere di supporto nelle loro attività con delle soluzioni che sono chiaramente strumenti di lavoro per i developers, sono delle piattaforme, oltre all'utilizzo delle API, essendo TIM avendo a disposizione una libreria appunto di application program che possono essere appunto utilizzate dai developers stessi. Tutto questo in un discorso di continuità legato appunto anche alla tecnologia 5G e a tutti i fattori che questa scatenerà. Con questo ringrazio appunto l'organizzazione di Droicom, che è sicuramente un evento fondamentale per portare a conoscenza appunto di tutto il mondo dei developers e del mondo universitario e studentesco quello che appunto dei player come TIM ed altre realtà mettono a disposizione il loro sviluppo e la loro evoluzione. Grazie. Siamo qui al Droicom di Torino, io sono Andrea Greco di TIM, evento organizzato in maniera eccellente da Sinestesia. Abbiamo incontrato un vasto mondo di sviluppatori nonché di potenziali business partner. Qui abbiamo presentato appunto le nostre digital platform per l'evoluzione digitale, il TIM Digital Store e TIM Open, un progetto che appunto ci permetterà di inglobare al nostro interno dei soggetti che sono assolutamente interessanti, utili allo sviluppo del business, volano appunto dell'attivazione di un ciclo virtuoso in Italia per l'innovazione digitale. Abbiamo presentato un po' di soluzioni cloud, in particolare una platform as a service e la nostra libreria di API. Ci è sembrato appunto che questo evento sia molto interessante proprio per questo scopo. In Italia purtroppo questi eventi tendono a essere molto rari. Avere un evento di questa portata, di questo scope, ci abilita a conoscere una serie di soggetti che purtroppo non riusciamo a intercettare, ma che grazie a questi eventi riusciamo a intercettare e soprattutto a capire quali sono i loro bisogni e a riproporli in maniera ottimale sul mercato. Grazie a tutti.